per Guida i Campionati, siamo con Margherita Zanon. Margherita, cercavi il gol da tanto tempo e questa sera, in una bella serata, davanti a questo grandioso pubblico l'hai trovato. Sì, abbiamo giocato benissimo, io avevo bisogno di fare gol perché era già un po' di giornate che mancava, comunque bravissima tutte quante la squadra, abbiamo giocato bene. È una partita difficile, secondo me è fondamentale prendere questi 3 punti. Ringrazio la mia squadra perché mi ha aiutato tanto e il gol lo dedico a tutte loro. La squadra, come hai detto, ti ha aiutato tanto. Comunque, per quanto riguarda noi e il pubblico che ha visto la partita, dobbiamo nominare te Man of the Match o Girls of the Match questa sera, perché veramente sei stata determinante in tutte le azioni. Sì, so di aver fatto una buona partita, però ripeto, secondo me siamo un grande gruppo unito e se gioco così è grazie alla mia squadra, al mio mister e a tutti quelli che stanno dietro. Ora vi attende l'ultima partita a Marcon, fuori casa, di sera di nuovo, e sarà una partita importante, sì. decisiva forse. Sì, è una partita decisiva, dobbiamo stringere i denti, andare per ovviamente vincere e speriamo di fare questi 3 punti che ci porteranno alla fine del campionato, speriamo prima. Grazie Margherita. Grazie a tutti, ciao. Siamo ora con mister Fatorel. Mister, c'è stato un abbraccio alla fine che è stato eloquente. Ecco, il mister avversario, perché lo rispetto e secondo me il Bearzi, sia l'andata che il ritorno, ha dimostrato di essere una squadra competitiva, ci ha dato del filo da torcere anche oggi, merito anche a loro che secondo me è una bella squadra. Vediamo la partita, l'avete sbloccata bene all'inizio, poi c'è stato quell'errore difensivo di Daros che ha condizionato un attimo, però poi c'è stato subito il nuovo vantaggio con Cisotto e poi una gran partita veramente di Zanon. Sì, di Zanon e secondo me di tutta la squadra, anche perché in settimana le avevo viste preparate, pronte a compiere un mezzo miracolo che era oggi e speriamo di completare l'altro mezzo domenica, se lo meritano tanto. Appunto, domenica prossima arriverà un'altra partita importante che penso sia ormai decisiva, è sempre alle 19 a Marcon. Sì, beh, per fortuna abbiamo 2 risultati su 3, questo per sistemare la partita e sistemare anche il campionato. Noi sicuramente non siamo mai andati in campo per pareggiare, quindi cercheremo la vittoria anche a Marcon, e vediamo che partita nascerà, però ce la mettiamo tutta per finire il discorso domenica. Per quanto si è visto oggi, mister, può essere l'emblema stagionale del vostro campionato la partita di oggi? Sì, come dicevo prima alle ragazze, prima di giocare questa partita, che tutte le partite sono importanti. Oggi era una cosa un po' al di fuori di una partita normale, sapevamo che vincendo oggi potevamo andare a Marcon con 4 punti di vantaggio, 2 partite al termine, quindi se la sono giocata e l'hanno giocata anche bene. Complimenti alle mie ragazze. Mister, a livello organizzativo anche oggi 500 persone. Sì, è bello per il calcio femminile che siamo bravi anche noi a organizzare certe cose. Perché è bello perché per il calcio femminile che ci sia tanta gente. Ho visto anche altre volte, mi hanno detto che il pubblico si diverte perché giochiamo anche a calcio, quindi è doppia soddisfazione. Speriamo di farne ancora di queste cose perché merita per il calcio femminile. C'era anche il delegato della federazione Tosetto. Sì, abbiamo avuto il piacere che c'era anche il Tosetto della Lega, della federazione, ed è la seconda volta già che viene. Speriamo che vengano anche altri del comitato regionale o anche provinciale. Li aspettiamo volentieri per l'ultima partita. Grazie mister Fattorel. Grazie a tutti, buonasera. Siamo con mister Cesarano. Mister, l'abbraccio a fine partita dimostra il rispetto dell'avversario, però anche da parte del Vittorio Veneto il rispetto di una squadra che ha veramente fatto un buon gioco. Io vi ringrazio per i complimenti, credo che comunque il risultato finale, e spero che sia questo, dove il Vittorio salirà in Serie A, corona il lavoro e la programmazione di un periodo, insomma. Quindi ritengo che ci sia una struttura, un'organizzazione che merita la Serie A. È ovvio, abbiamo cercato di fare la nostra partita e purtroppo ci sono stati 3 errori individuali sui 3 gol e sappiamo benissimo che quando giochi a questi livelli questi errori vengono pagati sempre con un gol subito, e così è stato, insomma. Complimenti comunque al Vittorio che ha meritato. Mi scoccia solo il 3-1 perché lo ritengo un attimino pesante per noi, però va bene così.
C'è stata una defezione verso il 22esimo minuto dove sei stato costretto a effettuare un cambio. Sì, diciamo che sono stati condizionanti i cambi, perché sono i cambi non voluti ma derivati da infortuni, slogature alle caviglie, quindi in questo momento non abbiamo una rosa ampia, quindi sicuramente si sono un po' incrinati gli equilibri della squadra e ovviamente abbiamo pagato anche questo, insomma, però va bene così, insomma. Onore alle ragazze che hanno cercato di giocare comunque al massimo e ritengo che l'abbiano fatto. Grazie a mister Cesarano, buon campionato finale e un buon campionato anche per magari il prossimo. Ok, vi ringrazio, speriamo che sia così. Auguri a voi, grazie.